Io sono Fiorella Vatta, nata a Pola, ho lasciato la mia città nel 1947, partendo con la nave Toscana il 17 febbraio. Avevo 20 anni e adesso ce n'ho 75, ovviamente. Dunque, la mia vita è stata abbastanza felice nella mia città, in quanto mio padre aveva un lavoro senza essere iscritto al fascio, non era obbligato. E avevamo un negozio di macelleria e la nostra casa. Quindi abbiamo frequentato la scuola, io fino a 16 anni, 18 cioè, scusi, fino a 18 anni, e frequentando anche molto lo sport. Io avevo appunto la disposizione a frequentare l'Accademia di Ginnastica, ma tutto ciò non è potuto avvenire in quanto con l'esodo è arrivata anche in Italia, noi dicevamo Regno d'Italia, e l'Accademia di Ginnastica allora era a Orvieto e l'avevano chiusa perché è un'istituzione fascista. Poi quando è stata riaperta a Roma io avevo superato l'età e avevo già un diploma in mano e quindi non potevo frequentare più l'Accademia di Ginnastica. Una vita Felice. felice, piena di allegria, piena di sport, di giochi, amicizie, sempre nell'ambito sportivo ovviamente, nell'ambito anche della scuola. Logicamente l'esodo ci ha portato a affrontare una vita non agiata. Finita la guerra, nel 1° maggio del 1945, noi abbiamo avuto l'occupazione per 40 giorni soltanto delle truppe jugoslave, in prevalenza partigiani, e hanno dato fuoco all'anagrafe perché dovevano ricominciare tutto da capo. E logicamente il Duomo, le chiese sono state bandite, noi dovevamo salutare con il pugno alzato, inneggiando a Tito, in slavo ovviamente, slavo Tito, e quindi noi ci siamo sentiti veramente oppressi, non liberi più. Da premettere che mio padre, nato sotto l'impero austro-ungarico, ha frequentato le scuole italiane, perché sotto l'impero austriaco gli italiani avevano la loro scuola, gli ungheresi altrettanto, i croati lo stesso. E dovevamo appunto andare a scuola imparando il croato. Quindi la nostra bandiera, la nostra lingua doveva essere dimenticata. E la città piano piano ha cominciato a sfollarsi, perché tutta la gente incominciava a dire io non rimango. Io non rimango, io non rimango. E piano piano, logicamente, la gente ha cominciato a evacuare la città con i mezzi propri, oppure arrivavano le barche, le motobarche da Chioggia e questa gente si riempiva con i propri mobili queste barche e partivano per il Veneto.